Lirko, abom mnie padum. Lirko, abom mnie zadum. Lirko, abom mnie padum. Lirko, abom mnie zabut. Lirko. Lirko. Di qua, seguitemi. Thank you.
Bonjour, messieurs, dames, mesdames et messieurs. Comme on peut voir, le théâtre est plein. Bonjour, bonsoir. Les dents très petites. Je suis affreux, j'arrive. Je suis plus vivant que jamais, madame et messieurs. Oh, j'ai demandé la présentation. Aujourd'hui, dans ce manège, vous allez voir comment la folie n'est pas de prix. Ça se suit votre billet, mesdames. Je ne veux rien. Putain, qu'appare pli, un espace vide, comme un infini possibilité. Il fait un infini imagination. Messieurs et dames, bienvenue à bord, votre Alfred Jarry. Adieu. Mon cruel. Posso. È questa? Sì. Ne sei certa? Sì. Quindi ci sono finalmente. Sai quando passa? Di base non c'è un orario specifico, ma dovrebbe passare. È molto che aspetti. Sì. E non è ancora mai. Sì, una volta. È che non sono stata abbastanza veloce, si sono chiuse le porte mentre stavo per entrare. Capisco. Sai, anch'io aspetto da un po', ma non l'ho mai vista passare. Forse perché ogni tanto mi annoio e risalgo in superficie, sai? Preferisco accertarmi che sia la fermata giusta, ma lassù nessuno sa dirmi niente. Effettivamente non è una fermata molto frequentata. Davvero? Sì, ci viene solo chi deve andare in quella direzione. Quindi siamo sicuri. Qua è uno yo-yo, non lo vedi? Posso. Stai scherzando? No, voglio vederlo. Basta? Rifallo. No, adesso prego. Basta. Molto interessante. A che serve? È uno scacciapensieri. Senti, possiamo piantarla con questo interrogatorio? Preferirei di no, ma se ti do fastidio. Sì, mi dai molto fastidio, vorrei stare un po' per i fatti miei. Ok. Scusi? Sa dirmi quando passa? Passa. Bisogna aspettare, ma passa. Se questa volta non passa, mando una lettera di protesta all'ente di gestione. È la terza volta che vengo qui. Cos'è? Non c'è mai entrata? No. In effetti, se ci fosse già entrata, a quest'ora non sarebbe qui. Non le piacciono i vagoni. No, non è questo. E allora che cos'è che le impedisce di prendere la metro? Non ci riesco, arrivo sempre troppo presto o troppo tardi. Basta aspettare la corsa successiva. Lo so, ma mi hanno sempre portato via prima che arrivasse. Perché la portavano via? Perché non vogliono che venga qui. Certo. Chi non vuole? Mia madre. E perché? Perché ha paura che non torni più. E hanno ragione di pensarlo, giusto? Quante domande?
domande. Qui lente non c'entra niente. Il problema è soltanto il suo. Se veramente l'ha deciso, stia buona e aspetti. Le sembra facile. Abbastanza. Non per me. Senta, se lo vuole davvero, perché non si mette buona? Sta un po' zitta e aspetta come tutti gli altri. Cosa? È stato lei a farmi tutte quelle domande? Smetto subito. Se vuole le diamo una mano a nascondersi. Dove secondo lei? Non lo so, ma la metro è grande. Possiamo scendere o salire o andare dall'altra parte dei binari. E se poi passa la metro? E se poi arriva sua madre? Io resto qui. Allora possiamo fare un calcolo delle possibilità e stabilire il come, il quando, il dove, il se. Scusi, di cosa sta parlando? Si rende conto che abbiamo poco tempo? Senta, non riesco a frizzare se continua a parlare. Ma perché non si fida di quello che dico? E perché lei continua ad ascoltarmi? Si tappi le orecchie e faccia finta che non esisto. Ignorante caffone. Si fidi! Si fidi! È un tizio in gamba lui. Guardi come fuma. Ha una tecnica del polso interessantissima. La sigaretta sembra un rasoio. Non lo vede? No, non lo vedo, non mi fido. Scusa, c'è un distributore in questa stazione? No. Fatemi capire, dobbiamo stare qui senza sapere per quanto tempo, senza sapere niente. Che cosa vuoi sapere? Non lo so. Non c'è un orario scritto da qualche parte a cui poter far riferimento? Sì, in teoria ci sarebbe, ma non è stato ancora aggiornato. È comunque ancora troppo presto. Anche tu vivi qui dentro? No, ma io ci vengo spesso. E sai se c'è un bar, un distributore? Qualcosa dove poter prendere da bere? Ti ho già detto di no. Grazie lo stesso. Psst, hai bisogno di bere? Sì, tu hai qualcosa da bere? No, ho lasciato tutto su. Grazie lo stesso. Va bene, dato che dobbiamo aspettare qui tutti insieme, facciamo un po' di conoscenza, no? Lieta di conoscerla, sono Silvia. Piacere, Abdallah. Ah, che carino. Non sei di qui? No, sono di origine algerina da parte di padre e tedesco da parte di madre. Ah, affascinante. Anch'io sono in parte tedesca, mio padre lo era. Oh, che bello! Allora abbiamo qualche cosa in comune. Lei per caso ha qualcosa da bere? No. Lieta di conoscerla, Silvia. Mark Rochko. Lieta di conoscerla, Silvia. Marina Tsvetaeva. Io sono Marina Tsvetaeva. Straniera? Per quel che posso dire sì, da sempre. Capisco. Senta, la prego, può smetterla con questo registratore che sta mi inquieta? Impossibile, impossibile! Sto effettuando uno studio sugli odori e la loro connessione con le guerre tra i popoli scala da 1 a 100.000. Capisce bene che se interrompo proprio ora, poi non avrò più il tempo di trovare la soluzione di interconnessione atmodoreica. L'ho fatto con un registratore. Certo! Lieta di conoscerla, io sono Silvia. Alfred, Charlie. Sono francese. Enchanté! Piacere, Silvia. Piacere. Sara. Bene, adesso che sappiamo tutti chi siamo, per qualsiasi cosa io mi metto qui, buona buona, aspetto nuovi ordini dall'alto. Ehi, ti piace camminare? Sì. Scusami se ti ho risposto male prima, era la seconda volta che me lo chiedevi. Non fa niente. Credi che passerà? Ce lo stiamo chiedendo tutti, credo, ma a quanto pare non è possibile sapere quando. Le consiglio di non pensarci troppo, le potrebbe far male. E lei stia al suo posto e faccia semplicemente quello che deve fare. Mi spiace contraddirla, signorina, ma io non faccio niente semplicemente. Disprezzo tutto ciò che è semplicemente. Mi scusi, non volevo offenderla. Mi rendo conto che è difficile stare lì. Mi prende in giro? Tanto quanto lei prende in giro me. Le vorrei ricordare che il suo compito è solo dare informazioni su quanto accade qui, nient'altro. Lei non ha nessun diritto di dirmi come mi devo comportare. Devi rassegnarti, piccolina, e aspettare. Se veramente ci tieni, devi soltanto attendere un altro po'. Esistere e decidere come impiegare il mio tempo è un mio diritto. E non sopporto che uno come lei venga a dirmi cosa devo fare o come devo aspettare. Perché ti nervosisci tanto? I miei sono soltanto consigli.
Beh, senti, sì. Qua i tuoi consigli non piacciono a nessuno. Ma no, e tu piantala con tutte queste fissazioni, è già tutto troppo complicato, o no? Va bene. Ce l'ho, ce l'ho. Posso anch'io? Certo. Che profumo è? Tulipan è il mio preferito. Schifo. Vuoi anche tu? Sì. Ma che... Ma che hai fatto? Ma mi hai dato gli odori! Ma maledetto schifo! Cazzo! Più di me! Non potevi immaginare. Ma è solo un profumo. Tu non capisci cosa hai fatto! Non puoi capirlo! Ma è più te! Ma tu togliti! Tu non stai bene, eh? Siamo certi che non stiamo aspettando inutilmente? Chi lo sa, forse sì, forse no. Finalmente Cassandra giunge fra noi, ma ahimè senza portare nessuna notizia, da... Che cosa ci facevi laggiù? Contemplavo l'anima mia, ormai distaccata da me, e lontana anni luce da ciò che ero. Ah. Pesa molto? Sì, molto. E cosa c'è lì dentro? Le mie cose, tutte le mie cose. Anche se ormai ogni cosa di me appartiene al mondo. Ma perché non passa? Noi due ci conosciamo? No, non credo. Non eri anche tu alla festa? Quale festa? La mia festa. Impossibile. Scusi, lei mi sembra più informato. Sa dirmi quanto manca? Se guarda da quella parte lo vede. Ma è tutto nero. Appunto. Se guarda bene è laggiù in fondo. Io non vedo niente. Lei non vuole vedere. Io ci vedo e come. E vedo il mio corpo disfarsi istante dopo istante per il troppo amore che porto con me. Chi è il fortunato? I fortunati. Ah! Perché lei ha più di un uomo? Certo. Come si fa ad amare un'unica persona? L'amore per la vita, per la bellezza, non può essere circoscritto ad un unico corpo e senza. Molto interessante. Quindi lei ci sta dicendo che può amare più uomini contemporaneamente. Sì, ma non è quel tipo di amore banale che può esserci tra un uomo e una donna. Ah, perché adesso esiste un modo di amare più o meno banale? Io per poter amare devo essere amata straordinariamente. Altrimenti non ne sarò capace. Perché banalizzare un sentimento che dovrebbe renderci perfetti? Molto interessante. Quindi dal tuo punto di vista, se uno si innamora semplicemente perché ne ha bisogno, sta banalizzando l'amore? Sì. Ed è tutto qui in quella valigia. Scusa? Il tuo corpo fatto a pezzi con tutto questo straordinario amore per uomini, bambini, animali, eccetera, è tutto lì dentro. È tutto ciò che ne è stato prodotto. Se tutto l'amore di cui parla è dentro quella valigia, io la pregherei di aprircela e di mostrarcela. Che odore ha l'amore nella valigia? L'amore nella valigia? L'amore nella valigia ha l'odore di un amore mai consumato, perché distratto dai colpi dei fucili, dagli strappi che si danno alle carni delle madri, da tutto questo mio impossibile, eterno amore per tutti. Ma c'è chi questa possibilità la banalizza, affidandosi ai soli bisogni della carne. Marina, guarda bene in fondo al nero. Là ci troverai tutto l'amore del mondo. Non ho bisogno di guardare nel nero, l'ho già conosciuto. Ma grazie tante lo stesso. Aspetto. Da dove vieni? Non me lo ricordo più. Da mille posti diversi. Come le bolle di sapone. Già, come le bolle di sapone. E cosa c'è lì dentro? Vuoi sapere quello che c'è o quello che rappresenta? Quello che c'è. Fogli. E cosa ci fai? Li scrivo. E cosa scrivi? Sentiamo. Pensieri, appunti, poesie. E si possono leggere? No. Perché? Perché non è il momento. Vabbè, dai, ammazziamo il tempo. Non si ammazza il tempo con il sangue degli altri. Per carità! Io volevo solamente leggere dei fogli. Dei fogli. È la stessa cosa. Non hai paura di perderli? Come potrei perdere l'unica cosa che ho? Come potrei perderla proprio ora? Anche io scrivo.
Poesia. Ah, sì. Cosa c'è di meno facile che scrivere semplicemente? Lo credi semplice? Non ho detto che è semplice, ho detto che non è facile, che è diverso da semplice. Non ho capito. Una cosa facile non è una cosa semplice. Semplice rende semplicemente bello quello che si scrive, sempre se si è capaci, eh? Oh! Facile è solamente una soluzione appetibile per chi spera che un giorno scrivere sarà meno facile e più semplice, è chiaro, no? No. Ma come no? Come no? Sto dicendo che per realizzare una cosa, qualunque cosa, bisogna partire da un punto A per arrivare a un punto B. E in mezzo ci sono milioni di miliardi di possibilità che noi non conosciamo, ma ci sono! Sto inventando una nuova scienza, un nuovo sistema di pensiero che fa di ogni cosa del mondo, oltre quelle apparentemente, ripeto, solo apparentemente riconosciute, un'eccezione da conoscere. Credo si chiami patafisica sperimentale, la mia invenzione. Sono alla soluzione di tutti i miei quesiti che mi sono riposto alla pagina alfa del mio quaderno Omega, ma devo andare cauto! Guarda, guarda, li vedi tutti questi puntini nell'aria? Queste sono tutte possibili soluzioni immaginarie. Cosa? L'importante è riuscirci a vivere. Con la patafisica? Ci sto provando, ma non credo ne avrò il tempo. Perché tu lo ritieni facile? No. Ma che servono dei folli se rimangono chiusi dentro una valigia per sempre? Loro non resteranno qui per sempre. Loro vivono, sono carne viva e vivranno per l'eternità. E se invece rimangono lì? Impossibile. Ma come fai a dirlo? Ci sono milioni di miliardi di possibilità. Adesso basta. E se questo fantomatico qualcuno disprezzerà i tuoi fogli? Se dovesse accadere mi dispiacerà. Ma lo ritengo impossibile. Io sono Marina Tsvetaeva. C'è tutta la mia vita qui dentro, tutto il mio amore, tutta la mia sofferenza, tutti i miei più intimi desideri, tutto, completamente tutto. E sono così fiera di ciò che ho prodotto e che restituisco al mondo, che adesso stare qui è assolutamente necessario. No, tu non hai bisogno di stare qua. Da come parli sembra tutto così bello, così vivo, così succulento. Ma perché le tue carni non le porti altrove invece di stare qua a riempirci le orecchie con i tuoi versi pieni di fottuta vita? Certo che ne ho bisogno. Non posso restare ancora né fuori né dentro di me. Devo lasciare tutto e sperare che la mia anima sia colta da chi ne sentirà la forza. Ma che stai dicendo? Ma quale anima? Ma quale forza? Senti, mi stai annoiando. È necessario continuare a parlare di Dio, amore e martire e quindi rovinarmi l'attesa? O possiamo semplicemente stare in silenzio? Scusami, io non voglio rovinarti proprio niente, l'attesa è sacra. Scusate se esisto, scusate se amo. Scusate se esisto, scusate se amo. L'odore del cuoio è molto diverso dall'odore del sangue, ma hanno lo stesso colore. Molto, molto interessante. Invece me la stai rovinando l'attesa a me. Io ho già le palle piene per tutto quello che accade lassù. Non capisco perché devo stare qua a sopportare te. Scusate l'amore un cazzo. E comunque non vacillo, no. E sono certa che alla fine di tutto questo peregrinare c'è chi se ne prenderà cura. Basta! Basta! Ma perché se ci tieni tanto le tue poesie piene d'amore e di vita stai qua? Se c'è tutto quest'amore, se c'è tutta questa vita, vai Cristo, vai. E non dal mondo del tuo amore che ce n'è tanto bisogno. L'ho fatto fino a ieri. Oggi sono stanca, non ho più la forza. Marina, non ascoltarla, mi interessa quello che dici. Ma a te cosa ti gira per la testa? Uno scrive, lo porta nel mondo e se ci mette il sangue, beh, quel sangue verrà riconosciuto. E tu, scusami, che cosa ne sai? Che cosa ne sai tu di quello che faccio io, di come scrivo io e di come vivo? Io sto solo dicendo che a me tutto questo amore puzza di finto, di immaginario. Ma beh, esiste. Sì, in parte è vero. In molti casi non ci siamo mai neanche incontrati. Non conoscevamo le nostre voci, ma scrivevamo l'uno all'altro dell'anima nostra. Anche se non esiste nella carne, l'amore può esistere ed esplodere nel pensiero. È nell'assenza presenza che si concentra questo sentire, non certo nella presenza assenza, che è solo un vago ripiego. Per anni
Per anni ci siamo scritti lettere così ardenti, io e Rain, Alexander, il caro vecchio Boris e tutti gli altri. Questo amore che tu tanto disprezzi, io lo vivo davvero, io lo scrivo davvero. Ma tu lo sai che il tizio che troverà i tuoi fogli potrebbe non capire un bene canino di quello che è scritto? La tua poesia potrebbe essere un'invenzione che sta all'amore quanto una borsa di cuoio sta a un lucida scarpe. L'amore e il pensiero sono due sostanze che basicamente si dividono, solo acidamente si possono fondere, ma il mondo è basico, non acido! Come pensi di essere compresa? Purtroppo ho come l'impressione che le butterà, o le getterà, o ne farà degli aeroplanini di carta, e tutta la tua vita piena d'amore si incastrerà tra le antenne delle TV. È solo una delle possibili soluzioni, ma se dovesse accadere, tu ti sarai trascinato una valigia piena d'amore quando invece avresti potuto trovare altre mille soluzioni di... Non lo so adesso cosa avresti potuto fare, ma a grandi linee tu ti fidi troppo degli altri. Beh sì, è difficile credere negli altri, ma il sentiero delle comete è il sentiero dei poeti, bruciando e non scaldando, strappando e non coltivando, esplosione e scasso. Il tuo sentiero, tortuoso e chiumato, non è previsto dal calendario. Perciò andrà tutto bene. Molto interessante. L'hai scritta tu? Sì. Le comete stanno agli arcobaleni esplosi come le bolle di sapone stanno agli arcobaleni. Questa me la scrivo anche sul taccuino. C'è chi se ne prenderà cura, non so quando, ma accadrà. Sai, Marina, tu sei molto coraggiosa. Io onestamente ho paura. Di cosa? Di essere illeggibile, di non esistere per gli altri. Io cerco, sempre, mi ritrovo sempre con uno stuzzicadente in mano. Uno stuzzicadente? Sì, uno stuzzicadente, mi serve. Perché? Che ha di tanto utile uno stuzzicadenti? Mi diverte e mi dà sollievo. Io lo infilo su per le gengive, così fino all'osso, fino a farci del sangue. Ma che non mi preoccupa. Tutto qui? Non provi dolore? Ma sì, certo! Ma non ne posso fare a meno. Cioè? È l'unico modo per capire che esisto, che non sono un'immaginazione. A volte mi viene il dubbio se ci sono o non ci sono, se quello che vedo è reale oppure no. Io alla fine mi convinco che ci sono e che quello che vedo, che è brutto, esiste. E che io debba scrivere delle cose che sembrano brutte abbastanza, ma alla fine sono bellissime, così alla fine la gente si salva, ma nessuno lo capisce. Ma si salva da cosa? Dal brutto. È semplicissimo. Vuoi che te lo spieghi? No, no. Vuoi? No. Se tu, per innumerevoli motivi, tutto quello che fai per creare il bello in realtà crea il brutto, allora ti dovrai sforzare di trovare all'interno di innumerevoli soluzioni non calcolabili che fanno delle bolle di sapone un'eccezione. La bellezza della bruttezza. Ma il bello non esiste! È solo un'invenzione dell'uomo di cui ha bisogno, ma è solo attraverso il brutto che ci si salva dall'infelicità. Nient'altro? Male disprezzo. Cosa? Provare disprezzo. E per chi? Per le persone che non mi leggono, che non mi studiano, che non mi capiscono, che mi giudicano. Ma di chi stai parlando? Ma come di chi? Di loro! Di tutti quelli che non capiranno! Di tutti quelli che non leggeranno! Di tutti quelli là! Oh, le bolle di sapone. Quando arriva? Arriva, piccolina, arriva. Grazie. Quindi anche tu scrivi? Sì, sì. Più o meno. Faccio del mio meglio. Ma la cosa che mi piace di più è inventare nuove regole, nuove formule, nuove parole, nuove intruglie. Ci riesci? Fantasticamente. Cioè, almeno su di me ci riesco benissimo. Prima di metterli in commercio, faccio sempre da cavia, così poi so di cosa parlare. Perché tu riesci a vendere le tue invenzioni? No. Cioè, non tutte. Cioè, quasi nessuna. Ma una volta ci sono riuscito. Riesco a essere molto convincente quando fingo una malattia terminale. Cioè? Purtroppo, o per fortuna, la finzione supera di gran lunga la verità. C'è chi si preoccupa per me e io ne approfitto. Così poi mi rimane qualche soldo in tasca per bere, sperimentare. Bere è un lavoro e bisogna farlo tutti i giorni.
Per tante ore di fila. Per tante ore di fila? Sì. Quante? Quante cose vuoi sapere? Ammazzo il tempo. Giusto! Fin quando è necessario. Non devo rendere conto a nessuno, solamente alla mia regola. E quale sarebbe? Non ubriacarti mai, Alfred. Triste sì, allegro anche. Ubriaco, mai. E riesci sempre a seguirla? Inequivocabilmente sì. Altrimenti poi non potrei guardare gli altri mentre bevono, bevono, bevono. E loro bevono con te? Sì, certo, ma io non bevo come loro. Io non ho lo stesso obiettivo. Io lo faccio per divertirmi. Buona regola. Beh, anche loro se decidono di bere vorranno divertirsi, no? No! Loro lo fanno per farsi trovare dall'ispirazione. Per farsi trovare dall'ispirazione. E beh, che c'è di male? Che stanno lì e aspettano. E io mi annoio. E quando mi annoio mi devo muovere. E per muovermi devo andare in bicicletta. E in bicicletta ci vuole equilibrio. E l'equilibrio è una legge relativa e non universale. Perciò l'ubriachezza sulla bicicletta ha delle regole ben precise che vanno rispettate. Devo restare lucido, se no non ci riesco. E come fai a restare lucido se bevi così tanto? Diciamo che mi piace rischiare. Mi piace mischiare alcol, aceti, superalcolici, senza proprio un reale criterio. Cioè, io provo a seguirne uno, ma poi mi perdo e non so mai dove andrò a finire. Fino adesso sono sempre tornato al punto di partenza. Ma questa volta, credo di aver mischiato gli ingredienti giusti in una pozione magico-alchemica buonissima. Aveva il sapore della perfezione divina e dell'inchiostro blu. Sono quasi certo della riuscita della mia operazione. Per questo, ora sono qui. Ma a te non piace nessuno? Non hai nessuno con cui parlare, perché sembra proprio che tu non abbia nessuno. No. Qualcuno c'è. Rachilde. Rachilde? Sì, Rachilde, ma non ne voglio parlare. Vi siete lasciati? Molto tempo fa. E allora come fai a parlarle? Io le parlo attraverso questa. Lei mi risponde. Semplicemente abbiamo smesso di vederci. Ma ripeto, non ne voglio parlare. Quindi anche tu conosci la presenza? Nell'assenza, sì, certo, è un concetto molto, molto interessante. Ti dispiace non poterla vedere? Sì, certo che mi dispiace non poterla vedere, ma io non posso portare Rachilde come... Ma ripeto, non mi sembra il caso di parlarne. È difficile starti dietro. Non avevo dubbi. Cosa sei, una specie di scienziato? Sì. Diciamo che preferisco inventare soluzioni immaginarie a base di inchiostro piuttosto che sprecarlo come fanno certi miei colleghi. Ti sei mai guardata allo specchio? Perché? Cosa? Non te lo dico. Però se vuoi io sono un ottimo specchio. No. Non ho bisogno di te per guardarmi. Non ho dubbi. Sarò io a guardare te. Sarai tu a guardare me? Sì. Beh, non puoi farlo. E perché? Perché non voglio, non mi piacciono i tuoi occhi. E tu credi di riuscire a chiudermeli? Cosa ti gira per la testa? Sono una persona per bene. Ma cos'hai capito? Io ti voglio solo studiare. Non ci provare. Io lo faccio per lavoro. Io non faccio la cavia. Ti sbagli, lo siamo tutti qui. Lasciami in pace, non mi toccare. Dove vai, Silvia? Torna alla festa. Non puoi. E perché? Perché tra un po' chiudono. Dai, fammi lontano. Come hai detto che ti chiami? Alfred, c'è Alfred. Bene, Alfred, molto bene. Perché? Che ho fatto? Niente, vai, continua a giocare. Smettila, sei disgustoso. Io smettila. Ti prego, fammi cercare. Cosa devi cercare? Sono questa, non mi vedi? No, tu non sei solo questa. Ti non giocare con me, Devi. Ora tocca a te. E perché? Perché dovrei dirvi chi sono? Tra poco non vi rivedrò più. Non rivedrai mai più nessuno, per sempre. Non vedo l'ora. Chi sei tu? Che gioco stupido è questo? Il nostro. No, il vostro. No, il nostro. Adesso basta, io non voglio giocare a nessun gioco. Voglio essere lasciata in pace, prendere il mio vagone e andarmene. Devi dirci prima chi sei. Tanto qui, la metro, non passa. Io non devo dire niente a nessuno. È inutile che ti nascondi, tanto sei circondata. Sei circondata.
No, mi chiamo Silvia e scrivo. Sono una persona per bene. Ho una famiglia, una madre, un marito. Io ho... Tu hai Silvia. Ho una famiglia. Ho le mie poesie. Ho il mio giardino. E le fragole. I tulipani. Sono una moglie perfetta. E tuo marito dov'è? Non lo so. Ti ama? Moltissimo. Lui è così caro con me. E ora dov'è? Non lo so. Ma non sono domande da farsi in situazioni come queste. I tuoi bambini? Sono a casa con il latte sul comodino. E tu? Dove sei tu? Io forse non lo so ancora dove sono. Ma come non lo sai? Sei alla fermata della metropolitana. Basta, stai zitto tu! Non posso smettere. E invece devi smetterla, non provare a giocare con me, non con me! Sei così bella, Silvia, anche quando ti arrabbi. Ma cosa volete tutti da me? È così chiaro il percorso che ti porta dentro al tunnel, che sei commovente nel tuo dimenarti. Ma il corpo e il cervello non ti salveranno dal nero in fondo al tunnel, ora non puoi capirlo. Soltanto quando sarai lì, tutto diventerà inesprimibile. Inesprimibile? Oh, sì, può darsi, signor controllore. Ma anche tu sei sull'orlo oltre cui ci sono i binari. Tu sei come noi, sei al nostro stesso punto. Può essere. Ma almeno lo so. E aspetto. Voi invece parlate. È così preciso e accurato il silenzio. Vi aiuterebbe molto. Ecco, allora facciamo silenzio. Tu non capisci. Tu non esisti. Se sapessi come mi piacerebbe. Ma purtroppo esisto. È da 20 anni che provo a smettere. Ma non mi danno tregua. Guardami. Guardami. Lo vedi il mio teschio? Einstein! Morire è un'arte come ogni altra cosa, ed io lo faccio in modo eccezionale. Io lo faccio che sembra come inferno. Lo faccio che sembra reale. Ho la vocazione. È facile abbastanza da farlo in una cella. È facile abbastanza da farlo starsene lì. No, no. È il teatrale. Per questo scrivo. Per questo annuncio, per questo striscio, io di fronte a loro non ho consistenza, sono vuota dietro gli occhi, ho una caverna pietrificata, un abisso infernale, io sono tutta qui, sì. E lì sono tutti spariti. Tutti chi? Mia madre, il mio Daddy, Daddy, morto e sepolto, che se fosse ancora vivo ucciderei con le mie stesse mani. Mio marito Ted, che non sopporta che io sia una poetessa più capace di lui, che preferisce scoparsi le ragazzine pur di non confrontarsi con me. E i medici, mi hanno spappolato il cervello con le loro scariche elettriche. No, non mi salveranno dall'unica certezza che ho.
Signore, signore, dove sei? Dove sei? Io ho bisogno di te. Non so più chi sono, né dove sto andando. Non sforzarti di parlare, allora. Usa un bel faccino, spunta quello, non sforzarti più del necessario. Dio è lì, non lo vedi? Cioè, Silvia, non stai bene? Ti ricordi perché sei qui? Fai la brava mogliettina, Silvia. Ma che cosa ci fai di notte in un posto come questo, vestita come una puttana? Ma non hai paura, esisti, Silvia. Torna a casa, Silvia! No! No, 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 cosa? Di qualche cosa, Silvia! Guarda, siamo tutti qui, siamo tra noi! Tra di noi, eh? Cosa, cosa significa tra di noi? Conosco, io non vi dirò una parola di più. C'è un prezzo da pagare per spiare le mie cicatrici. E c'è un prezzo da pagare per ascoltare il mio cuore. Sì, batte. E c'è un prezzo. Un prezzo molto caro per una toccatina, una parola, un po' del mio sangue o di capelli o un filo dei miei vestiti. Sì, Herr Doctor! Sì, Herr Nemico! Sono il vostro opus magnum! Sono il vostro gioiello, creatura d'oro puro che ha uno strillo. Si liquefà. Io mi rigiro e brucio. No, 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 no. Non crediate che io sottovaluti le vostre ansietà, no. È cenere. Cenere, dai, 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 attizzate. Dai, frugate, frugate, carne e ossa, non ne trovate? Un pezzo di sapone, una fede nuziale. Una protesi dentale? Er Dio! Er Lucifero! Attento! Attento! Tu esisti, Silvia. Tu sei ancora qui. Non sei già cenere. No, 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 no. Ma manca molto poco. Quando passa questo stupido vagone, non sono mai stata tanto vicina al mio più grande successo. Accanto a voi che non vi conosco, non mi piacete. Guardate come se fossi un animale da laboratorio. Io vi odio. Non ho niente a che vedere con voi. Bugia! Bugia! Tu sei qui, e qui non ci sono errori. Sei esattamente come noi. Io ti odio. Adesso basta. E tu? Sì, tu. Riprendiamo a giocare? A quanto pare ti piace ascoltare, ma non sei molto abituata a parlare. Forza, apri quella bocca da poppante e parla. Tanto qui non passa niente, per ora abbiamo tutto il tempo. Che vuoi sapere? Perché sei qui. Mi annoiavo. Nient'altro? Sono stata lasciata sola. E da chi? Da chi non mi ama. Ed è questo che ti annoiava? No, ma tutto il resto sì. Tipo? Tutto il resto. Tutto il resto del mondo da cui è stata ritagliata la sagoma della persona che amo non c'è più. E ora c'è un buco e ai lati tutto il resto. Vabbè, ma è un buco troppo piccolo. No, è abbastanza grande da contenere tutto il resto. Forte. Ci sono delle cose che devono andare così. E noi non possiamo farci proprio niente. Bisogna continuare ad amare. Amare è tutto. Sentire che la propria anima è fusa con quella della persona amata è l'unica cosa che conta. Io sono certa che voi vi amate ancora. Al di là di tutte le ragioni, al di là di tutti gli avvenimenti, voi vi amate.
E questo amore è vita. Vaffanculo. Perché? Vaffanculo tu e tutto questo amore. Vaffanculo perché tu forse non lo sai che cosa vuol dire sentirsi una merda. Vaffanculo perché forse non lo sai che essere rifiutati è la cosa peggiore che possa esistere. Vaffanculo perché tutto questo bellissimo amore di cui tu parli a me mi ha dissanguata. Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo. Va bene, però calma. Sì, mi calmo. Tu però non parlare mai più d'amore con me. Che cos'è tutto questo odio? Io non odio. Odio? Come l'impressione che sia un sentimento sempre più comune. Mi stanca farlo. Eppure sembra di sì. No, sono solo molto arrabbiata. Con chi? Che cosa è successo, Sara? Ti interessa veramente? Sì. Allora stai zitta. Sai, sei una tizia molto interessante tu. Sì? Vuoi che ti faccia da cavi anch'io? Non lo so, ma mi intriga moltissimo il modo in cui giochi con quello yo-yo. È bello, vero? A me sembra solamente una rotella che perde e riprende gravità. E a me piace tantissimo quando perde gravità. Uno yo-yo è un oggetto molto prezioso dalle capacità avvolgibili e svolgibili. Questo è tutto per ora. Perché ti piace così tanto? Perché puoi fare tantissime cose con uno yo-yo. Puoi legare, unire, stringere, tirare, appendere. E poi è molto, molto resistente. Ma ci sarà qualcuno che ti ama? E dai, ti prego, cazzo, non ricominciare, no? Avrai dei genitori? Sì, purtroppo sì. Purtroppo? Purtroppo, Marina, purtroppo! Mio padre mi ha distrutto la vita con tutte le sue cazzate religiose. Potete capire bene che per sopravvivere io non potevo permettere che un cattolico evangelico mi lavasse il cervello con tutte le sue stronzate su Cristo, Dio, Madonna e Pastore. Mia madre la disprezzo per non averlo lasciato quando doveva e per non essere morta abbastanza presto. E mio fratello, sì, ho anche un fratello per cui provo una specie di affetto, ma sapete com'è? Non abbiamo niente in comune. È terribile quello che dici. Lo so. Nient'altro. Diciamo che sono nata in un momento sbagliato, nel corpo sbagliato. Però sei bellissima. Mi piacerebbe sentirti dire bellissimo, ma grazie, accetto il complimento. Capisco. Ma tu puoi vivere anche senza di loro. Sì, certo, certo. Ma per cosa? Per chi? Dove? Perché? Per scrivere. Scrivere. Io ho scritto sempre solo per sfuggire all'inferno e non ha mai funzionato. Quello che ho scritto è scritto, io non voglio più metterci mano. Scrivere era come fermarmi a guardare qualcosa e io comprendevo che era l'unica espressione possibile di quell'inferno. E sapevo che ne sarebbe valsa la pena. Allo stesso tempo però mi tagliavo un braccio, il naso, un orecchio. Le parole sono come pezzi di carne gettate in una pentola d'olio bollente. Non mi interessa più continuare. Ho messo il punto sull'ultima pagina della mia vita quando lei se n'è andata. Adesso ho un dovere molto più grande, non mi va tantissimo, lo ammetto, ma devo farlo per forza. Cosa vuoi fare? Andarmene. Giusto! Ma per farlo ho bisogno di tutti voi. Di noi? Sì, mi sarebbe piaciuto un pubblico migliore, ma ci siete voi, che devo fare? Ho mio preciso segnale. Dovete guardarmi. 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 Finché non scompaio. Perché? Perché questo è il meccanismo. Mi stupisci, scienziato, non lo conosci questo esperimento? Come no? Questo è l'esperimento in cui bisogna guardarti, guardarsi. No, no, non lo conoscono. Fin dove devi arrivare? In fondo alla galleria. Visto. Stai zitto tu. Aspetta e pensa quanto ti pare, ma non rompere i coglioni. Ma i tuoi genitori? Ti staranno cercando? Chi è loro? No, no. Loro hanno smesso di cercare la dolce, piccola, tenera Sara. Lesbica e depressa. Ah. Allora non sei scemo. No, ma ci provo con tutto me stesso. Anche io, sai? Affinché tutto questo sembri normale. Non è normale.
Lo pensi davvero? Tutto. Anche questo non è normale. E allora come si fa? Come si fa ad andare avanti se tutto quello di cui hai bisogno è una piccola cuccia calda? Se tutto quello che fai, che sei, che vuoi, che sogni e che scrivi non piace a nessuno? Se l'amore che dentro è così grande che se lo contieni esplode? Noi non siamo niente. Niente di niente! Se non dei buffoni travestiti da pagliacci dati in pasto dei sopravvissuti di una festa che non lo sanno che cos'è l'inchiostro, il sangue, il cervello stritolato. Loro lo sanno, ti assicuro che lo sanno, ma ti negano la cortesia di guardarti e voltano la testa mentre cadi. Come si dice, esistono solo omicidi. Al mondo mai nessuno si è suicidato. Già, la festa deve continuare, la musica anche, la gente ha pagato un biglietto, il pagliaccio sparirà e arriverà il leone o l'amazzone sul suo cavallo bianco. Sono le immagini di un circo. Lo sono. Quando ero piccola mi piaceva immaginare che da grande sarei diventata un domatore. Adesso il circo mi annoia terribilmente. Non sono molto simpatici i domatori. Perché? Si sentono di essere padroni del circo, ma sanno che non è così. Lo dici solo per quel loro aspetto un po'... tracotante? No, io li conosco. Vengo da lì. È bellissimo. Bellissimo? Sì, per certi versi lo è. È tutto così magico e sorprendente. Mortale. Da piccola amavo andare al circo. Da piccoli si amano molte cose. Come hai detto che ti chiami? Ti interessa davvero? Io sono Sara, piacere. Piacere mio. Tu mi capisci quando parlo? Credo di sì. Tu mi capisci quando parlo d'amore? Sì, credo di sì. E tu? Hai mai amato? Intendo in modo del tutto incontrollato. È il motivo per cui sono qui. Mi è costato tanto diventare quello che sono. Ho rischiato tutto, ma adesso lo sono. Adesso sei diventato quello che l'amore è riuscito a plasmare. No, io sono il risultato di un'operazione. Non capisco. A volte è meglio dire no. Perché non l'hai fatto? Perché era necessario dire di sì. Non sarei mai riuscito nel mio intento se non avessi amato Jean così tanto e lui non avesse operato su di me in quel modo. Vedi però, tu almeno sei stato scelto. Se questo dovrebbe sollevarmi, sì. Sono stato scelto. Ma non so se sia stata una fortuna. Va bene, però almeno non ti sentivi solo. C'è forse qualche differenza tra l'essere scelti e sentirsi soli. Io non ho scelto. Io non ho deciso niente. Io ho accettato e assecondato. Messo a disposizione il mio corpo. E tu che cosa facevi? Fai nel circo? Io non faccio più niente. Comunque ero un giocoliere, un acrobata, un funambolo. Tu cammini sul filo. Già. Jean voleva così e credevo di volerlo anche io, ma mi sbagliavo. Perché non lo fai più? Sono caduto due volte. Io sono già morto, ma se sto parlando con te ora, forse non del tutto. Dov'è Jean? Sparito. Dopo la seconda caduta mi ha lasciato sulla barella. Ero diventato un vaso rotto. Troppo poco interessante per lui. Lo scultore aveva perso la sua opera d'arte. E io non riesco a fare nient'altro che ripetere tutti i giorni lo stesso allenamento. Lo stesso. Silenzio, il silenzio. Senza più camminare sul filo ci cammino lo stesso. Non so come si cammina diversamente e forse non voglio neanche saperlo. Beh, questo Jean non è stato molto carino con te. Sei stato banalmente sedotto e abbandonato come tutte le persone di poca personalità. Lei è orribile. Può darsi, ma avevo 17 anni. Non sapevo chi ero né che cosa sarei diventato. Jean sembrava lo sapesse e così ho preferito che fosse lui a sapere tutto. Lo odi per quello che ti ha fatto? No. Non ci riesco. Lo sogno. Tutte le notti. Che mi parla. Mi parla. Mi parla.
mentre mi inchiodo la bocca, li cucio il cazzo sul petto e li infilo negli occhi fili d'acciaio. Ma no, non lo odio. Lo lascerei comunque vivere. Vivere? Ti sentivi Dio lassù? Sì, quando sei lassù tutto si capovolge. Non sei più tu, interviene qualcos'altro che ti priva di ogni volontà. Mi piacerebbe camminare sul filo. Lo stai già facendo. Come si fa? Non te lo so spiegare, è il filo che fa tutto. Dai, spiegami. Bisogna innamorarsi del filo, sedurlo, dargli tutto ciò di cui ha bisogno. Il filo? Sì. Il filo e la sua volontà. O meglio, la volontà del filo. Il filobus del regno dei cieli che si attacca su due pali e in mezzo ci cammina un aquilone dorato, figlio di Odino, signore di Polonia, re dei draghi di Bnutuk, ma fortissimo, come hai detto che ti chiami? Abdallah Bentaga. Abdallah Bentaga, ma è bellissimo! È bellissimo! Re Abdallah! Re degli aquiloni che si segmentano! Passo, poco passo, sotto la lama affilata di Messie Jean. Ho capito tutto, fammi vedere come si fa, come si fa, fammi vedere come si fa, come si fa. Vuoi vederlo davvero? Sì. Forse sono pazzo, ma c'è qualcuno di normale e ragionevole che cammina sul filo. Ti prego, torna indietro! Non è ancora il momento! Che fai? Non vieni? Non volevi provare? Visto? In fondo non è difficile. Adesso però torna indietro. Non è ancora il momento. Ma è bellissimo. Camminare su un filo è bellissimo. Ho capito. C'è qualcuno tra di noi che ha sbagliato qualcosa. Scusa? Sì, c'è qualcosa che impedisce alla metro di arrivare. E che cosa c'entriamo noi? Beh, voi siete qui e se la metro non passa è perché qualcosa non ha funzionato. Qualcosa non è stato concluso. Mi spiace contraddirti, piccolina, ma qui non c'è nessun errore. Allora è una maledizione. Che cosa? Sei impazzita? Secondo te non abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare? A questo punto mi viene il dubbio che qualcuno di noi abbia tralasciato qualcosa. È una possibilità. C'è qualcuno di voi che ha tralasciato qualcosa? Io no. E tu? Tu sei sicura di aver fatto tutto? Sì, certo, certo. Io ho organizzato tutto. Io avevo deciso che questa volta non sarebbe sembrata una banalissima richiesta d'aiuto, ma un atto voluto. Perciò stai tranquilla che stai parlando con la persona sbagliata. Non c'è altra spiegazione, però. Perché questa tortura? Perché non arriva? Non ce la faccio più! La pazienza è un'arte che non si impara facilmente e tu dovresti saperlo bene, poetessa. Per compiere un'opera c'è bisogno di tempo. E quel tempo noi non possiamo deciderlo. E invece sì. Altrimenti non saremmo qui. Altrimenti non avremmo preso questa decisione. Questa attesa mi sta logorando e io voglio sapere di chi è la colpa. La colpa non è di nessuno. Siamo qui e dobbiamo solamente aspettare il momento perfetto. Non lo vuoi anche tu?
Non lo so più, guarda. Io voglio solo andare, non posso più resistere. Vi prego, se avete dimenticato qualcosa, sforzatevi di ricordare e risolvete questo problema. Mi sembra un po' presuntuoso da parte sua. E se fosse stata lei a tralasciare qualcosa? Io? No, è impossibile, io ho lasciato tutto perfetto. I bambini sistemati, tappati in camera, nutriti. Ho scritto a mia madre, ho acceso il fuoco, è tutto perfettamente organizzato. E allora non ti resta che stare tranquilla e aspettare un altro po'. Non posso più resistere. Il mio corpo morto ha il sapore della compiutezza e i miei piedi mi dicono siamo arrivati fin qui, è finita. E a me sembra invece che non sia ancora arrivata l'ora. I tuoi piedi sono già oltre il limite. Tuo figlio? Non vive con te? Sì, ma è complicato da spiegare. Beh, spero che manchi poco, ma fin quando non passa. Lui non mi sopporta. Tutti i figli non sopportano i propri genitori. Sì, ma lui ne ha tutte le ragioni. Dov'è? Non lo so. Avrei tanto voluto vederlo prima di venire qui. Gli ho lasciato una lettera. Spero soltanto che la legga e capisca finalmente quanto lo amo. Lui lo sa già, non ti preoccupare, vedrai, andrà tutto bene. Lui non mi capisce, lui è molto diverso da me, lui non mi sopporta. È maschio. Sì, può darsi che sia per questo, ma è l'unica persona cara che mi è rimasta in tutti questi anni. E arriverà anche lui se questo è quello che vuoi. No, che non lo voglio. Capisco. Abbiamo vissuto in 1000 posti diversi, 1000 spostamenti. Scappando da una guerra che ha distrutto il nostro paese. Ho lottato con tutta me stessa per continuare a vivere e per ritrovare le persone che amo. Ho portato Moore con me su un'isola, facendolo disertare da un esercito che lo obbligava a nascondere bombe lungo il sentiero del nemico. Non potevo sopportare che mi togliessero anche lui, o che mi tornasse indietro un cumulo di ossa carbonizzate. E intanto scrivevo, non avevo altro appiglio. C'era qualcun altro? Mio marito e mia figlia sono stati arrestati e fatti prigionieri. E com'erano? Come sono? Alia è una ragazza bella, intelligente, sensibile. Lei sa tutto di me, siamo come due sorelle. Abbiamo vissuto fianco a fianco nei momenti più difficili della dittatura. Non avevamo niente da mangiare, eppure riuscivamo ad andare a dormire sempre con qualcosa di caldo nello stomaco. Strappavamo la legna dal pavimento per accendere il fuoco e scaldarci come potevamo. E insieme a noi c'era Moore, il figlio che amo di più e che non mi amo per quello che sono. Sì, ma tu scrivi. E tutto l'amore di cui parli, un giorno lo leggerà. Chissà se succederà. Se tu sapessi quanto amore ho scritto. Ho vissuto le mie più grandi storie d'amore attraverso la penna e la carta stanno tutte qui. Qui c'è Marina. Marina? Sì. Chissà. La rivoluzionaria, che tutti considerano coraggiosa. Io invece non conosco persona più paurosa di me. Ho paura di tutto, anche di me stessa. Nessuno sa, nessuno vede che da circa un anno cerco un gancio. Io non voglio morire, ma voglio non essere più. Ho freddo. Signore,
Può accendere l'aretore, fa freddo qui. Tanto è inutile. Lei si diverte tanto a vederci tutti qui come dei cani ad aspettare qualcosa che non arriva, non è vero? Se lo avete deciso, basta aspettare il momento giusto. Voglio dirti una cosa, piccolina, un'ultima cosa. La vita non è fatta di certezze, ma di supposizioni. Come direbbe il nostro amico Alfred, ci sono una serie di infinite possibilità, perciò goditi il momento. Non aspettare il finale, quello è già scritto, è il seguito. Io non ho vissuto tutti questi anni per arrivare a quel momento, ma per arrivare a questo momento. Ora lo so. Ora so che soltanto attraverso il nero, sul nero, sul nero, sul nero, sul nero, io arrivo ad aprire le strade infinite che mi portano davanti a Dio. Ognuno di noi è qui unicamente per cercare l'estasi che non è ancora riuscito a vivere. Ma è proprio questo non riuscire che ci rende vivi, che ci fa scrivere, inventare, che ci solleva da terra. Che sia estasi, rivalsa o necessità, quello dipende dalle nostre vite. Quello che abbiamo fatto per renderle interessanti. Ecco, io credo che per essere interessanti ad un certo punto dobbiamo fare i conti con il nero, sul nero, sul nero, sul nero. È l'unico modo. Capisci, piccolina? Tu lo sai che è il nero dell'elettroshock che ha reso più forte la tua vocazione. Esattamente il contrario di quello che gli altri volevano che tu ottenessi. Loro volevano controllarti, indebolirti, e tu invece ti sei rafforzata. Volevano toglierti ogni volontà. E tu, furbetta, hai fatto dell'elettroshock un'opera d'arte. Noi viviamo come in un grande tunnel. All'interno di questo tunnel ci arriviamo le case, ci illudiamo, ci svegliamo e ci accorgiamo che siamo fatti per amare le persone che ci stanno intorno. Ma di un amore distruttivo, infiammato, negato, inesprimibile, ma pur sempre amore. Purtroppo però ci accorgiamo anche che tutto quello che facciamo per stare a fianco agli altri ha una data di scadenza, che non può appagare la nostra irrefrenabile sete di esistere. Non disseta la gola dall'arsura di quell'inferno in cui ci andiamo a infilare tutte le volte che cerchiamo il fuoco della verità. Noi abbiamo deciso tutto dall'inizio alla fine. Abbiamo ridisegnato le coordinate al mondo. Noi ci siamo resi responsabili della nostra vita e della nostra morte. Noi siamo i nostri genitori. Ci siamo esposti e non l'abbiamo fatto per assicurare qualcuno. No, è molto più forte la necessità di esistere, di fermare il cuore, di far pensare, di essere il proprio pubblico elettroshock. Sarebbe ridicolo essere ricordati come un'immagine carina. Oh no. Lei non è il capostazione. Non ho mai detto di essere. E allora chi è? Un pittore. Che cosa ci fa qui? Quello che ci fate voi. Aspetto. Mi sento come in una bolla calda. Dici bene, è come una bolla. La tua stufa è già accesa laggiù in fondo. Signore, io non vorrei più. No, no. Tu rimani l'immagine che sei. Qualunque cosa accadrà da questo momento in poi, rimani perfezione. Io ho fatto così con le mie opere. Non le ho né vendute né esposte, se non in quei posti in cui la loro essenza non fosse valorizzata. Sentivo una forte responsabilità per l'esistenza che le mie opere avrebbero condotto nel mondo, che continueranno a condurre. È fondamentale avere una certa coerenza tra le idee e le azioni. Capisci? Non perdere la concentrazione. Rimani sul filo. Ancora un po'. Perché tutto questo nero?
alla fine io credo che sia più profondo dire poco. Ma per quel poco che ho capito, il nero è la via d'ingresso per la parte più intima dell'universale. Il nero ingloba chi lo guarda, lo fa sentire piccolo di fronte a tutto il resto. Ecco, io mi sento così, piccolo di fronte al tunnel. Mi viene una gran voglia di farne parte. Adesso che la solitudine è una mia condizione e non più un'apparente necessità. Ora che il mio stare è concluso, desidero arrivare all'apice. E sento che anche voi avete il mio stesso desiderio. Sì. Sapevo che potevo fidarmi di te. Abbiamo tutti lo stesso desiderio. Qual è il vagone? Il primo. Abbiamo deciso allora. Non si tira indietro nessuno? Questa volta no. Ah, la coerenza tra idea e azione. Thank you.